perché mi pare che possa essere significativa per la situazione, per la giornata che stiamo vivendo insieme, delle giornalisti cattolici, russi, perché? Perché potremmo vedere Giona esattamente come un giornalista che ha un messaggio da portare, che ha una notizia da portare. Un giornalista che ha il coraggio della verità. Perché? Perché deve dire qualcosa che è tutt'altro che politicamente corretto. È uno straniero, un ebreo, che deve andare a Ninive, città pagana. Gli ebrei non erano visti bene dalle città pagane. E deve andare a Ninive, mandato da Dio naturalmente, non sto qui a riprendere tutta la storia di Giona, il passo che ci viene dato è quando alla fine Giona ha capito che deve andare perché Dio in qualche maniera lo ha costretto, e deve andare a dire a Ninive che Ninive è corrotta. Un messaggio da portare. Non facile. Oggi quando rischiamo di politicamente non corretto, rischiamo magari anche di essere denunciati, di portare. Giona rischiava la vita. Perché rischiava la vita, Giona. E però ci va. Allora, staccarsi dal pensiero unico non è facile. Giona deve inserirsi dentro, in una città che è tutta corrotta, almeno così per descrivere la Bibbia, probabilmente accentuando alcune cose, ma non so. E deve staccarsi dal pensiero unico. Non sapendo se verrà accolto, non sapendo se verrà deriso, non sapendo se no poi verrà peggio. E però ci va. E contribuisce alla salvezza di quella città. E contribuisce denunciandone la condotta malvagia. Non è il gusto della critica. Il gusto della critica non porta da nessuno. Il gusto della polemica distrugge la comunità. Non è questo che porta ciò. È richiamo la coscienza davanti a Dio. Cioè, in fondo il suo messaggio è risvegliare la coscienza. Perché? Perché se ne stanno beati nella loro corruzione. Ninive si era costruita mettendo da parte Dio e facendo tacere la coscienza. Beh, se lo leggiamo così mi pare che Giona possa dire qualcosa. Anche di alcune ansietà che i giornalisti magari hanno quando devono dire alcune cose. Perché rischiare un poco la vita non può piacere nessuno. Nessuno lo affronta con grande gioia di poco valido. Ma io penso che il cristiano abbia il dovere di affrontare l'impopolarità di fronte a alcune cose. Perché capisco benissimo tutti i discorsi sulla verità, non verità, ma se non abbiamo il coraggio di destare la coscienza, che cosa facciamo? Se non abbiamo il coraggio di far riflettere per costruire la comunità, non verrà. Ecco, mi pare che questo senso Giona, e Giona ottiene il risultato sperato. E poi noi sappiamo che l'efficacia è quella della parola di Dio, l'efficacia è quella della verità, perché la verità alla fin fine trionfa se abbiamo il coraggio di farla emergere. Una verità che mi pare noi possiamo calare in un motivo in una situazione particolare. Stiamo celebrando questa messa dentro questa struttura che è quella della Caritas, che è quella della Caritas diocesana. Cioè un po', diciamo così, è l'ospedale da campo di cui parla il Papa Francesco, ma la Caritas è una specie di ospedale da campo, dove i vari bisogni
le varie emergenze vengono scaricate, ahimè, purtroppo vengono molto spesso scaricate. Tanto c'è la Caritas, così vedi, la Chiesa deve interessarsi di questo. Però la Caritas è un segno di contraddizione. È un segno di contraddizione in una società che mette da parte, che insegue tutto il resto e scarica. E scarica. Per un processo, per tutto quello che volete voi, no? Mi fa pensare, lo metto sui giornali, tra molti anni, se si va avanti così, l'1% della popolazione mondiale deterrà il 90% della ricchezza mondiale. Per me è un problema. Per me è un problema. A me non c'è di denunciare queste cose. È incontrato. Non possiamo semplicemente rincorrere ciò che divide. Dobbiamo cercare ciò che unisce. Piace ricordarvi, stiamo terminando il 25 di gennaio, terminiamo la settimana per l'unità di Cristo. Parliamo di unità, però il coraggio di essere coscienza critica, la definizione per costruire una comunità. Per costruire sono le basi della comunità. E allora certo, per costruire sulle basi è chiaro che occorre denunciare anche i particolarismi, occorre staccarsi dai particolarismi. Per costruire la comunità occorre anche agitare un grande rispetto della comunità. Perché la comunità si costruisce quando impariamo a riconoscerci e impariamo, quando ci diamo un reciproco riconoscimento. Non è libertà quella che non sostiene il reciproco riconoscimento. Non è libertà quella che tende ad eliminare l'altro, tende a far riflettere l'altro, sicuramente sì. Diverso è il diritto alla critica. Che ci sta? Che ci sta in diritto alla critica? Ma è diverso dalla demolizione dell'altro. Vedo oggi anche rincorre nella comunicazione quasi un rincorrersi a demolire l'altro invece che a ragionare. Giovane non ha e chiede conversione. Chiedere conversione è manifestazione di un grande rispetto. Sia pure della critica o di un grande rispetto. Credo che questo ci deve far riflettere nel contesto nel quale noi siamo. Perché non ci sono soltanto le violenze fisiche. C'è anche quella violenza che offende l'affettività. C'è anche quella violenza che offende ciò che è caro alle persone. È diverso perché quando si irride tutto, l'unico risultato è l'inchiesa, perché se si irride tutto non resta che il vuoto. Interessante, mentre invece il Vangelo che cosa ci dice?
trovare, ti deve trovare la modalità e la coscienza che si mette in gioco, perché non possiamo mettersi in gioco, non possiamo sprecare sugli altri. Dio chiama Giovanni e dice tocca a te Giovanni, chiama Pietro, chiama Giovanni e dice tocca a te. Giovanni tende di dire no, io scappo, tocca ad altri, no, tocca a te. E il cristiano è quello che sa assumersi questa responsabilità davanti a Dio, questa ricerca sincera e onesta, non come fare ciascuno di noi, perché sappiamo che ognuno di noi porta con sé tante povertà, ognuno di noi è comunque alla ricerca di una verità, ma con quella apertura, con quella disponibilità, con quella prontezza a convertire innanzitutto noi stessi. Perché se non convertiamo noi stessi, come possiamo parlare di conversione agli altri? Se non costruiamo sì, la nostra vita in una maniera adeguata, come possiamo poi dopo portare agli altri? Poi lo sappiamo molto bene, no? Che ognuno dà ogni volta dal Dio che ha, e se non abbiamo messo nella volta di Dio buono, la volta non darà da Dio buono, tra l'altro. Quindi è chiaro che l'invito a questa conversione riguarda ciascuno di noi. In questo ci sentiamo in quella povertà per cui appunto ci vogliamo pregare davanti a Dio che venga incontro a questa nostra povertà, che sia lui che ci dia, che sia la sua parola che alimenta il nostro balbettare qualche volta, perché non sappiamo se siamo anche balbettare, ma la sua parola ci dà la parola che dà la